arrivo subito. Ho finito tardi in ufficio. Faccio un salto da mio amico e salgo in macchina. E che cosa vai a fare dal tuo amico? Mi devo dare le cose. Delle cose? Va bene, mi racconterai. Muoviti. Arrivo, tranquilla. A dopo. Va bene, ciao, a dopo. Papà, fra mezz'ora sarò a casa. Va bene, vai piano. Fa presto che c'è la partita. Amore, ma dove sei finito? Sono bloccato nel traffico, hai bisogno di qualcosa? Sì, basta prendere Laura a scuola che non si sente bene, ma fa in fretta. Ok amore, a dopo. Guarda, glielo devo dire. Tenerlo nascosto non va bene, dai. Sì, vado? Sì, va meglio. E poi non ce la farei a tenerlo nascosto, dai. E poi prima o poi lo scoprirei, tanto. E dovevi farlo da solo. Vabbè, ora... Pronto? Pronto, chi è? Sì, amore, sono io. Ti devo dire una cosa. Pure. Voglio il divorzio. No, posso cambiare. Non importa, non ho preso la mia decisione. Ma c'è un'altra? Ce n'è più di una, comunque sì. Cos'hanno loro che io non ho? Tutto. E se questa decisione ti lascerò fare? Certo che mi lascerei fare, ci vediamo in tribunale. Voglio solo dirti una cosa. Ci ho amato con tutto il mio cuore. Pronto? Pasquale, passa a casa mia, ti do dalla merce. Sei già in ritardo, a me non piace aspettare. Arrivo subito da te. Mi raccomando, porta tutti i soldi, non un centesimo di vino. Arrivo, c'è un po' di traffico, ti passo Laura. Ciao papà, sono in macchina con Nicola, ma stai tranquillo, va tutto bene. Ok, che so che sei anche tu, sarò più tranquillo. Ok, ci vediamo fra 10 minuti a casa. Parte presto, che c'è la partita. Mamma, ma dove sei? Io sto male. Papà, non è ancora arrivato? No, sarà successo qualcosa. No, sarà solo bloccato nel traffico. Ok, mamma, a dopo. Pronto? Amore, ma dove sei finito? Stai tranquilla, sono andata a prendere nostra figlia. Pronto? Pronto Pasquale, ma dove sei finito? Non lo so.
Pronto? Con chi parlo? Ciao Michelle, sono la mamma di Ringhio. Ma Ringhio stava venendo da te? Perché? Ringhio ha avuto un incidente. Oddio, dove è? Come sta? È in ospedale in ortopedia. Per il prima possibile a trovarti in ospedale. Ok, gli farebbe molto piacere. Grazie per avermi informata. Non c'è di che. Sabio, ecco i documenti che gli hai detto. No, no, sì. Prego. Camilla, ero davanti a scuola, ho visto tutto, mi dispiace molto. Che cosa? Per tuo marito, ha avuto un incidente ed è... Pronto? 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 Johnny, sei guidato? Ti devo dire una cosa. Sì, dimmi pure. Tua moglie, in un incidente, è morta. Dopo che avete litigato, sarà sconvolta. Cavolo, dovevo dirlo in un modo diverso. Quello che hai fatto, lo faccio. Pronto, signora Lucia? Sì, con chi parla? Buonasera, sono il commissario Pollesi. La devo informare di una brutta notizia. È successo qualcosa di grave? È morto suo marito. Era la guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Oh mio Dio, sta scherzando? No, purtroppo. L'hanno trovato tutta una scarpata. Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Inafferrabile.
voce di un passato che non può più tornare. Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile. Racconterò di te, inventerò per te quello che non abbiamo. Le promesse sono infrante come pioggia su di noi. Le parole sono stanche, ma so che tu mi ascolterai. Pronto? Amore, ma dove sei finito? Stai tranquilla, sto andando a prendere nostra figlia, a dopo. Pronto? Amore, ma dove sei finito? Stai tranquilla, sto andando a prendere nostra figlia a scuola, a dopo. Pronto? Amore, ma dove sei finito? Stai tranquilla, sto andando a prendere nostra figlia, a dopo. Pronto? Amore, ma dove sei finito? Stai tranquilla, sto andando a prendere nostra figlia.